Salve a tutti gente e bentrovati qui su Architetto e Design. Allora, oggi è mercoledì, quindi siamo tornati qui su Santan Island. Riconoscete questo posto? Eh sì, qui è dove abbiamo fatto il tutorial di tre parti su come si costruiscono le case. Sono andato un po' avanti, ho aggiunto tutta questa parte di foresta, dall'altro anche con il suono degli uccellini. Ecco, qui si può vedere questo. È l'edificio con cui si generano i rumori. Magari, ecco, se ve lo faccio vedere un po' meglio, ecco qua. Potete tranquillamente scaricarlo dai download station. Vi lascio sia il nome sia l'oggetto. Allora, mettiamolo magari un pochettino, ecco, più in dentro, in modo che non si veda. Dicevamo, sono andato un po' avanti e infatti guardate, adesso questa zona è molto più piena. Diciamo che è completata, almeno questa minima parte. Quanti saranno? 30 metri quadrati? Ma all'incirca? Ma sì, più o meno. Quindi ecco, così è come viene la nostra ferrovia. Sembra una foresta, nonostante la città sia qui vicino, però ci sta un po' di boschetto. Poi, scusate un po' di lag, ma purtroppo gli alberi che abbiamo messo sono molto pesanti. Quindi ecco, magari qui cominciamo a diminuire pian pianino il bosco fino ad arrivare qui alla stazione. Qui anche c'è un bel po' di bosco, però dai, ci sta una stazione un po' circondata dagli alberi, mica facciamo tutto cemento, eh. Quindi oggi continueremo al volo gli episodi. Ovviamente cercherò di realizzare più parti off camera, in quanto ho visto che episodi troppo lunghi non vanno più di tanto. Più passava il tempo, più episodi lunghi facevo, addirittura una durata mezz'ora mi sembra quello del porto, e appunto non è stato molto visto. Avevo una durata media di visualizzazione di 3 minuti, quindi immagino che dopo un po' possano rompere. Vabbè, vi capisco, anche io a volte sbadiglio mentre li monto, quindi oggi andremo proprio veloci. Allora, ho intenzione innanzitutto di recintare questa ferrovia. Quindi ecco, se volete mettere dei recinti vicino alla ferrovia, e vabbè, a parte questo che sono altre spline, seguite sempre come avete messo i binari, vale a dire, questo cerchio giallo e questo qui giù in fondo indicano appunto un rettilineo, un binario che è stato realizzato tramite questo comando qui. Se voi appunto volete mettere il recinto vicino, dovete praticamente seguire il binario. Adesso scusate, lo sto mettendo al contrario. Dovete seguire il binario, praticamente dovete fare la stessa cosa che gli avete fatto anche alle spline del recinto, vale a dire, questa la mettiamo parallela al rettilineo e con questo strumento la rendiamo, come si dice, ferma, insomma, che non si possa muovere, perché se non lo usiamo succede questo. Ok, allora io dove è arrivato? Qui giù. Quindi ecco, questo episodio cercherò di farlo durare proprio pochissimo. Non appena posizioniamo vicino, appunto, vi faccio vedere tutti i miglioramenti che ho fatto in questa zona. E magari, non so, posizioniamo qualche altra casetta o comunque espanderemo il bosco, ecco, in questa zona qui. Allora, io ho praticamente copiato ed incollato gli alberi che si trovavano qui giù, perché fare tutto questo lavoro da capo, fidatevi, è un'ammazzata, è anche inutile se vi sono i comandi che vi permettono di risparmiare tempo. Quindi ecco, magari per non farlo sembrare troppo uguale, muoviamo qualche albero. Tipo ecco, qui ce ne hanno due sovrapposti. Un terzo lo mettiamo qui e ci siamo. Quindi ecco, togliamoli. E continuiamo così, diciamo, fino al pezzo che vogliamo fare. Finiamo quest'ultima parte. Qui ci sono un sacco di alberi ammucchiati. Guardate qua che mucchio. E se vi state chiedendo del perché li sto spostando in questo modo, beh, come avete ormai capito, sono molto pesanti questi gruppi di alberi, appunto per evitare che si sovrappongano troppi oggetti e che esploda il mondo. Appunto, sfumiamo un po' tutta la foresta. Tipo ecco, qui c'è questo di troppo, quindi lo possiamo tranquillamente posizionare qui all'angoletto, in modo che aggiungiamo appunto soltanto una minima parte di alberi. Ok, gli alberi che dobbiamo aggiungere sono soprattutto qui,
lungo i binari. Dovremmo aggiungere non solo alberi, ma soprattutto erba. Questa erba, nonostante sembra insignificante in quanto è soltanto erba, niente di più, niente di meno, beh, fidatevi che fa tantissimi, ma proprio tantissimo effetto. È uno dei dettagli proprio più importanti che deve esserci vicino alla ferrovia. Se non c'è l'erba, allora non sembrerà mai un mondo realistico. Quindi, posizioniamo giusto un paio di cespuglietti. Quindi prendiamo la nostra lista di alberi di città. Ricordiamoci sempre che quando dobbiamo posizionare gli alberi dobbiamo avere la rotazione randomica dei nuovi oggetti attivata, altrimenti ci vengono alberi perfettamente uguali. E Buck mi sembra che si chiamavano, no, come si chiamavano sti nomi strani? Cast, eccoli qua. Mettiamo qualche altro cespuglietto, magari questi, che non ce ne sono molti, anzi non ce ne sono proprio per niente, quindi sì, questi li dobbiamo ancora mettere. Ovviamente, come abbiamo fatto per le case negli scorsi episodi, se non li avete visti mi raccomando riprendetevi, ci sono le schede qui in alto. Appunto, mettiamo soltanto uno, massimo due tipi di alberi alla volta, altrimenti ci si scombina il cervello e non capiamo più quali alberi abbiamo messo, dove li abbiamo messi, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente mettiamone qualcuno anche all'interno, perché nonostante qui non ci passi l'autobus, la ferrovia comunque è molto vicina, quindi, e soprattutto la visuale del treno è molto ampia, all'incirca così, quindi vedete bene che si vede questa parte, che deve essere assolutamente iper dettagliata. Quindi appunto mettiamone, ecco, soprattutto qui negli spazi vuoti, dato che ci sono sempre degli spazi vuoti, specialmente quando copiamo e incolliamo oggetti, tanti oggetti, come appunto una foresta intera, e riempiamo il tutto. Magari, ecco, anche un paio vicini così, che formano quasi un cespuglione grande, magari non troppo attaccati a questi, ma guardate quanto spazio abbiamo qui. Ecco, sì, già va meglio. Mettiamo questi un pochettino più piccoli, soprattutto mettiamoli, ecco, in questa zona dove non ce ne sono stati messi alberi, diciamo, di questo tipo, ST e MM, ma sono soltanto gli alberi che ci fornisce Trains. Quindi mettiamone giusto qualcuno, in modo da rendere il tutto più omogeneo. Vediamo, magari, ecco, dall'alto si riesce a vedere meglio quali sono gli spazi vuoti. Però per la ferrovia, se volete un consiglio, mettetevi sempre così all'altezza uomo. Ripeto, Alt Y se volete mettermi all'altezza uomo, così vedete molto molto bene il terreno, in modo da decorarlo alla perfezione e di non farvi sfuggire niente. Ok, direi che ci siamo. Per questa parte può bastare. Poi ripeto, adesso riempiamo soltanto i buchi nella foresta, poi andremo proprio nel dettaglio vicino ai binari. Qui guardate quanto spazio abbiamo, vai. Dobbiamo riempire. Ok, direi che adesso abbiamo riempito abbastanza. Adesso sì, c'è più varietà degli alberi. Magari, ecco, questi sono stati messi quasi come una forma geometrica, sono proprio troppi, quindi magari togliamone qualcuno, facciamo anche un favore al gioco. Vi controllate sempre quando fate, perché vedete qui ne ho aggiunti veramente, ma veramente troppi, quindi eliminiamone qualcuno. Ok, direi che adesso va meglio. Allora, adesso occupiamoci dei binari. Prima però mettiamo l'erba per terra, in quanto come detto qualche episodio fa, mentre stavamo costruendo, mi sembra, questa zona qui, dov'è? Questa. Appunto, dopo aver messo le texture del terreno, bisogna ovviamente mettere le cose del sottobosco, in quanto una volta messi gli alberi non si vedranno più. Quindi prendiamo la nostra erba selvatica, che dovrebbe essere la J e la P, infatti. Quindi J, P e credo anche M, va bene, mettiamoci sempre questi tre tipi.
e appunto cominciamo a riempire il binario, ovviamente non proprio qui sul binario così in questo modo, in quanto sembra, non so, in disuso da non so quanto tempo, ma ecco, vicino alla massicciata. Ovviamente non facciamo una spline unica, ma facciamo tante spline anche che si sovrappongono, in modo da far sembrare l'erba un po' più alta e aggruppata. Diciamo con criterio, perché anche queste fanno pesare tantissimo il gioco. Allora, diciamo per adesso questo pezzettino può bastare, magari giusto alla foresta, un po' qui. Quindi ecco, io vi consiglio ovviamente di abbondarne qui vicino ai binari. Nella foresta mettetene poche e niente, dato che non credo ci sia qualcuno che vada proprio a guardare l'interno della foresta. Ok, chiudiamo tutto. Salviamo, ovviamente, salvate sempre, è una cosa che vi ripeterò all'infinito, e premiamo Alt Y. Adesso già va meglio. Ovviamente l'erba è solo di un tipo, quindi è un po' tutto uguale, però già inizia a sembrare una ferrovia molto più realistica. Bene, adesso mettiamoci un altro tipo di erba, soprattutto qui dove c'è molto terreno pianeggiante e senza alberi. Magari ecco, questa è un po' più scura che risalta quasi subito all'occhio. Va bene, direi che possiamo farla finire. Ok, aggiungiamoci giusto un ultimo tocco di classe, la ciliegina sulla torta, mettendo quest'altro tipo di erba, la JMP, praticamente sì, sembra quasi, non so, una sigla, i tre tipi di erbe che si posizionano lungo i binari. Ebbene, diciamo che abbiamo fatto abbastanza. Magari ecco qui che mi sono scordato. A posto. Vediamo un pochettino adesso. Alt Y. Sì, dai, adesso è molto meglio. Questo sembra veramente un prato. Magari ci manca qualche cespuglietto, ma vabbè, lo farò io off camera. Diciamo che per questo episodio può essere tutto. Da architetto e designer, da Simone, è tutto. Noi ci vediamo venerdì con City Skyline. Non perdetevi questo episodio e intanto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. Ciao ciao!